Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Natron e oggi continuiamo la nostra avventura su Tomb Raider 1 Remastered in quello che è il livello obelisco di Camon. Vediamo, di capirci qualcosa. Quelli me li ricordo, quelli in basso, non come zona ovviamente, però come elemento di scenico di terreno, insomma, di arredamento. Ah, mummia. Ho un segreto, davvero? Così a caso? Porca miseria! Davvero un segreto? Incredibile, guarda. Incredibile davvero. Io salvo comunque, almeno che devo rifare di nuovo. No, anche di qua. Allora, presumo che dobbiamo scendere. O almeno così. Ah, che bello là il cunicolo, che nel primo Lara non poteva andare a Carponi, mi pare non mi ricordo se nel secondo sì, sapete, nel terzo di sicuro. Nel secondo non credo che poteva andare a Carponi lei. Sa che quella è una features che hanno introdotto in Tomb Raider 3 addirittura. Però potrei anche ricordarmi male, eh. So poi, ma se le preferite non mi ricordo queste cose. Però ci sta, dai, ci sta, ci sta, ci sta. Allora, intanto ci esploriamo questa zona. Vediamo appunto che cosa c'è. Sto registrando adesso, ragazzi, che io non dovevo registrare stasera. Non volevo, non avevo voglia. Però l'ho fatto perché devo un attimo vedere se riesco a finire l'episodio in questa puntata o no. Perché se riesco a finirlo, avrà un titolo. Tipo Obelisco di Camon parte 1, ok? E se in questo episodio facciamo soltanto questo livello, ovviamente il prossimo titolo sarà, cioè il titolo di questo episodio sarà Obelisco di Camon parte 2. Altrimenti vi darò appunto poi un altro titolo a caso, una cosa del genere. Appunto. Lo faccio apposta per sapere che titolo dare all'episodio 11. E già che ci sono, non vi preoccupate, sto continuando il gameplay di, non su YouTube ovviamente, però in privato, di Final Fantasy X. Per il momento mi sto impegnando a prendere gli slot, le turbo tecniche di Wakka, perché purtroppo per prendere il simbolo, l'emblema, il simbolo, ora non mi ricordo quale dei due, per l'arma dei sette asteri di Wakka, serve per forza aver appreso tutte le. Oh cazzo! Vabbè, cosa? Io ho addirittura tre, addirittura. Dicevo, bisognava prendere, diciamo, tutte e tre le turbotecniche di Wakka. E ci vuole un pochino di tempo, non è una cosa immediata, quindi appunto mi sto impegnando a prendere intanto uno degli slot, in particolare lo slot status, poi dovrò prendere lo slot Aurox e poi finalmente a caso sarà messo in palio il simbolo nella coppa Yevon. Però non vi preoccupate, quando andrò a fare l'ultima partita della Lega per prendere la turbotecnica, ovviamente farò un video aggiornamento in modo anche appunto da aggiornarvi e farvi vedere. Oh, ragazzi, sto continuando la serie, diciamo, sto preparando le future puntate di Final Fantasy X. Non è che l'ho abbandonato come ho fatto con gli altri Final Fantasy. In più li sto ovviamente un pochino allenando, quindi perché dobbiamo ancora finire il gioco, pensate un po', dobbiamo ancora finire il gioco, ragazzi, quindi è un po' ci vuole un po', insomma, particolare, ma un po' tutti i Final Fantasy, e comunque se andate a giocarli a fondo, allenando bene tutti i personaggi, o almeno quelli principali,
il suo tempo ci vuole. Alla fine è un JRPG, non è un gioco d'azione, non è un free roaming, è un J. È un JRPG, quindi il tempo ci vuole. Il tempo ci vuole. Aia. Boh, subito però, neanche il tempo di... Anche il tempo di... Ah, è qua? Oh. Questo cos'è? Ah, la leva del ponte. Beh, due comunque leve abbassate. Cioè, beh, uno l'abbiamo presa, ovviamente. Allora io provo un attimo a fare una cosa folle. Non in questo modo, però. Totora mi ammazzerà immediatamente. Infatti, boh, subito lì. Subito di schianto. Allora io non so se devo venire qua di sotto oppure no, sinceramente non lo ricordo. Però io provo a fare una cosa folle. Bastardi. No, mi sa che questo è soltanto... Sì, questo è soltanto per andare a... Vabbè, le voglio ammazzare ovviamente le mummie, è ovvio, però... Devo un attimo organizzarmi un minimo. Vaffanculo. Che bella questa canzone. Le canzoni di questo gioco sono meravigliose, meravigliose. Ok, non c'è nulla, praticamente non c'è un cazzo. E, non c'è niente, che bello quando è così, il gioco, bellissimo. Bello, 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 porca miseria, guarda. Però, intanto, una cosa importante l'abbiamo fatta. Abbiamo abbassato l'altro ponte. Abbiamo abbassato l'altro ponte. 2 su 4 punti abbassati. Oh, attenzione, Lara, eh? A perdere l'equilibrio. Che è questo? Attenzione, eccolo qua. Abbiamo recuperato lo scarabeo. Lo scarabeo egizio. Adesso dobbiamo andare a vedere gli altri dove andarli a... Non lo so, non credo che questo sia possibile. Per davvero? Ah, ma qua ci siamo già. Sì, no, qua ci siamo già stati. Sì, ci siamo già stati, me lo ricordo. Me lo ricordo perfettamente. Però... Ho mancato una leva, ho mancato una leva, ragazzi. Errore mio, errore mio, errore mio. Questo cos'è? L'occhio di Horus? L'occhio di Horus, perfetto. Manca soltanto... Quello... Manca soltanto... l'ultimo oggetto da
raccogliere idee. Ah, era qua, pensate un po'. Non c'ero proprio andato, proprio non l'avevo nemmeno visto. Ah, ma l'avevo abbassata, un po'. Com'è possibile che la leva è abbassata? Beh, è particolare comunque come cosa, però voglio capire perché è abbassata. Allora, qua bisogna attivare una leva per forza. Ci manca una leva qua da attivare da qualche parte, sicuro, sicuro. Ora sto a trovarla però. No, quello attivato. Interessante la cosa. Molto interessante. Molto molto interessante. Vale, quello. Ci potremmo andare là secondo voi? Proviamo un po'. Massimo vado a morire male. Vado a morire male, esattamente. Vado a morire male. Allora, boh, proviamo a continuare a salire. Non lo so, non lo so, non lo so. Qua dove siamo? Ah, ok, ho capito. Ho capito, però non ho capito come fare. Ma è una cosa da attirare questa? No. Ok, sì, qui c'era la mummia che ci ha precedentemente attaccati. Qua c'è la leva che però è tirata. Non è questo, non è questo, non è questo. Forse qua nascosta. Boh, però mi sembra strano. No, qua no davvero. Credo proprio che sia qua. Ah, scherzando, scherzando, davvero dovrò fare episodio 1, parte 1 e parte 2 del livello. Meno che non devo andare qua di sotto. Cioè, ma tra tutte le cose proprio lì dovevi buttarti te. A morire male proprio. C'era, eh. C'era. Ho sbagliato l'angolazione, ma c'era. In questo modo. Ah. No, devo fare bene il salto. Non, è inutile stare qua a cosare. Devo fare bene il salto perché ci arrivava. Io lo so che ci arrivava perché appunto. Con calma.
con molta calma, tanto non me ne frega niente. Non ci corre dietro. No, non c'è nemmeno possibile. Come non detto, come non detto. E allora non mi ricordo, l'unica cosa che mi viene in mente da fa, forse qua. Aspettate un troppo distante, secondo me, però. Tentare non nuoce. No, ma secondo me è troppo complicato. Secondo me è molto più semplice. Devo solo trovare il modo di andare in una zona non ancora esplorata e poi di fare quello che bisogna fare. Sicuramente è così. Tuffo lunghissimo. Dunque. Dunque. Qua si era esplorato, ma non c'era nulla. E fin qui uno dice, va bene, esplori, non c'è nulla, va bene. Qua non c'è nulla. Qua si scivola. Qua ho ammazzato tutti. Qua non c'era nulla. Mi sembra strano che qua non c'era niente. Allora, io probabilmente morirò, però voglio vedere una cosa, se effettivamente c'è una leva, qualcosa da attirare, perché se non c'è. È inutile starci. Sì, no, sono due nemici che non sono stati stranamente triggerati. Ma va bene, non è quello l'importante, non c'è niente da attirare, quindi vado oltre. Meno male, meglio così. Ci mancavano anche loro, eh. Ok, quindi ci rifacciamo tutto quanto il percorso. Magari non morendo. Ah, magari non morendo. Magari non morendo male. Magari non morendo male. Bene, va bene, l'importante qua. Sì, però là, la porca puttana, aggrappati una buona volta. Ah, mamma mia, che pazienza che ci vuole con lei. Voi dovete vedere che popò di bordello di rigiri devo fare, per aggrapparmi a modo, qua si scendeva e non ce ne frega niente. Poi già forse qua posso saltare. Dimmi di sì. Troppo facile. Ti tocca fare il giro lungo. Mica ti fanno la scorciatoia loro. No. Tocca fare tutto il giro lungo.
tutto il giro lungo. Comunque qua per ora leve nulla, manco l'ombra. Allora, e siamo tornati qua. Bene. Qua non c'è nulla. Qua c'era questo. Aspettate un attimo, a meno che tirando su questo non si attivi l'altro. No. Ah no, quello proprio mi sa che attivava proprio il... Vabbè, il coso, lo scivolo che diventavano... Ah! Questa è una novità, eh. Pensa te, io pensavo che quella era una leva che abbassava un ponte. Fate voi. Ok. E quindi... Attenzione, attenzione. Attenzione. Mi sembrava strano, ho detto, eppure ho detto io lì, cioè nell'apertura che c'è lì, ho pensato, eppure io lì non ci sono mai andato. Ho detto, io lì non ci sono mai andato, come cavolo faccio io ad andarci? Io lì mi ricordo che non ci sono ancora stato. C'era il barbatrucco, c'era il barbatrucco. Ci manca solo un oggetto o sbaglio? Eh sì, ci manca solo un oggettino. Il ponte. No. Ah. Io sono curioso di vedere dove va a parare questa cosa. Sono curioso di vedere dove va a parare questa cosa. Secondo me stiamo facendo tutto un po' di rigiro di bordello per andare a abbassare, ovviamente. Eccolo là, la leva del ponte. La leva del maledetto ponte, la leva. Allora, io provo a ammazzarlo con le pistole, eh. Ma era così facile da ammazzare davvero, Steffani. Ok, l'esplosione ti ferisce, però basta che uno sta lontano. È risolto. No, non il ponte, no, non è il ponte. Ecco, che cazzo, scusate, ma è giù, oh, porca miseria, sono venuto fino a qui per cosa, proprio per nulla. No, per un cascavo di sotto. E allora sì, finiamo questo livello. Finiamo questo livello. E... lo chiameremo Obelisco di Camon parte 2.
Eccolo qua. Oh, finalmente. E si è aperta la botola in acqua. Facciamo un bel salvataggio il prima possibile. E ora ci buttiamo in acqua a vedere dove cavolo. No, Lara, in acqua. Brava, Lara. E vediamo dove ci porta la porta appena aperta. La porta appena aperta. Sciogli lingua. Ok, sicuramente ci sarà una corrente per farci andare velocemente all'uscita. No, non c'è nessuna corrente che ci fa andare velocemente all'uscita. E allora il vizio di mettere la roba sott'acqua da raccogliere giù. Sta finendo l'ossigeno. Oh, salve lei. È del posto per caso, abita qui? Qua bisogna andarci di... Ho paura che qua bisogna andarci di magnum, purtroppo, perché lo spazio è troppo piccolo. Mamma mia, come incazzato. Come è arrabbiato. Allora, ci guarda poi, hai capito? Il maledetto infame. Guarda, guardatelo come sta aspettando che usciamo fuori dall'acqua per ucciderci. Il problema è che... no. Vedi che questo ci massacra appena mettiamo il muso fuori. Ok, è morto. È morto. E qua... boh. Bello, il cielo nero, Che bello. Bei tempi, erano altri tempi, erano altri tempi. Ah, ma certo! Io ho capito dove che siamo. Guardate un po' dove siamo. Vabbè. Se ti ammazzo con pistole normali. Tipo, non mi prendi, eh. Ok. Qua siamo. Che altro dove siamo? Cioè, ho capito dove è che siamo, però voglio capire in che punto della zona siamo. Ah! La riconoscete? Zona del primo livello. Quindi pensate un po'. Musica. Quindi pensate un po' che popò di rigiro che abbiamo dovuto fare per raccogliere questi quattro oggetti. E ora li mettiamo, Scarabeo. Potrei anche vedere con l'angolazione del titolo originale.
Occhio di Horus. Porta ancora non si apre, ma si aprirà presto. Lank. E per finire il sigillo di Anubi. Oh, e la porta si è aperta. Questo è quello che vediamo dall'altro lato. Quarantatré minuti e 47 secondi. Pensavo di averci impiegato molto più tempo. Un segreto di tre scoperti. 25 di oggetti raccolti su 38. 14 uccisioni. 666 munizioni utilizzate. Credo i colpi sparati. 566. 1,5 medikit usati. E 4,44 km percorsi. E adesso andiamo a fare quello che sarà l'ultimo livello. L'ultimo livello dell'ambientazione egizia. Perché, se ci avete fatto caso, l'ambientazione è un numero predefinito di livelli. Però lo vediamo nel prossimo episodio. Quindi mi raccomando, non perdetevelo, iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella delle notifiche. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Sempre su Tomb Raider 1 Remastered. Ciao!